tematica è complessa, l'atmosfera è ancora un po' confusa, però dobbiamo cercare di riprendere le fila del discorso che abbiamo avviato stamattina, perché il convegno di oggi, che si intitola Gestione dei beni sottratti alle mafie, quello che abbiamo cercato di capire stamattina come si fa, e Riforma dei mercati, che è invece quello che oggi pomeriggio dovremmo capire come si fa, è un convegno che ha intanto dato una risposta ad una domanda, cioè c'è bisogno di gestire bene i beni in sequestro? Sì. C'è bisogno pure di cominciare a pensare a riformare le prassi e le regole del mercato reale? Sì, sembrerebbe proprio di sì. Se siamo d'accordo su questo, dobbiamo uscire dalla consueta ipocrisia che con l'iniziativa di oggi vogliamo denunciare, in base alla quale l'impresa che viene sottoposta a sequestro è una manifestazione deviante di un contesto economico di per sé sano, che di null'altro ha bisogno dalla sua magistratura se non della capacità di colpire e aggredire quella manifestazione deviante. Ora, questa storia che ci siamo tanto spesso raccontati o che abbiamo dato per implicito non è una storia vera, è una favola, e con le favole ci si addormenta la sera o ci si addormenta a quest'ora subito dopo pranzo, quando c'è l'abbiocco. E allora, per capire bene cosa si può fare di utile attraverso le misure di prevenzione, non si può eludere il tema del confronto con il mercato reale, con le disfunzioni del mercato reale, quelle che hanno valenza sistemica, e per esaminarle, per investigarle, si deve avere ovviamente la prospettiva che è quella di dare delle garanzie a tutti, anche agli operatori economici che nell'ambito del mercato reale vorrebbero operare correttamente, come correttamente deve operare l'amministrazione giudiziaria. E i lavori di oggi pomeriggio si svolgeranno attraverso degli esperti li potremmo definire degli esperti di analisi e di regole, di analisi della realtà del mercato e di regole che possono servire a rendere il mercato meno accogliente rispetto alle imprese mafiose e alle imprese infiltrate, e magari più accogliente rispetto alle imprese lecite nelle finalità e anche nei metodi, e alle imprese in amministrazione giudiziaria. Il tavolo è prestigiosissimo e io sono infatti già molto confuso dalla situazione, che peraltro mi obbligherà, per essere a livello di Roberto Di Maria, a interrompere allo scadere dei fatidici 20 minuti alcuni dei più importanti professori delle nostre università, e rispetto ai quali l'unica possibilità che ho è di sapere che non devo sostenere nessun esame ormai, perché ho finito, e quindi potrò ci sono i figli. Vabbè, vuol dire uno solo e lo farò iscrivere in medicina, così risolviamo il problema. E allora io intanto comincerei, che mi viene più facile, a dare la parola per la relazione introduttiva a Costantino Visconti, al quale, insomma, con il quale il timore reverenziale è una categoria che non abbiamo mai utilizzato, quindi mi posso permettere di tutto, che ci introdurrà al tema in una visione di confine, perché lui da penalista, che ormai ha dimenticato
che cosa è essere penalista, perché è un multiforme esperto di antropologia, racconterà un dato di cui tutti sappiamo, ma di cui spesso non si tiene conto quando si esaminano queste questioni relative alla gestione dei beni in sequestro, cioè il nodo mafia-imprese che andrebbe reciso. E vediamo quali sono le proposte che ci formula lui come studioso, ma lui anche come componente della commissione presieduta dal professore Fiandaca, che ha elaborato e consegnato al Ministro della Giustizia delle proposte di intervento in materia di criminalità organizzata. Costantino Visconti. Grazie Gian Battista, tuo figlio è salvo fino adesso. Grazie davvero, mi dispiace moltissimo di essere stato presente stamattina. Di solito i convegni amo seguirli fin dall'inizio, anche per capire un po' il contesto che si crea. Anche se credo di sapere quello che sono detto, perché avete organizzato una sorta di plotone d'esecuzione, come qualcuno ha detto, cioè i terribili presidenti e le misure di prevenzione del nostro paese. Io mi riservo di andare nel merito delle proposte che abbiamo formulato grazie ai lavori della commissione presieduta dal professore Fiandaca un po' più tardi. Volevo porre subito una questione che ci sta a cuore. Non uso il plurale così maestoso per me, ma per una serie di persone con le quali noi discutiamo nel nostro dipartimento ormai da un 4-5 anni, non solo giuristi, grazie a Dio, giuristi di diversa estrazione, ma anche aziendalisti, economisti, sociologi e qualche volta anche qualche storico. C'è un problema culturale che noi dobbiamo affrontare ed è urgente affrontare. Probabilmente siamo alla fine di un ciclo, di un grande ciclo dell'antimafia, volendo sintetizzare, ed è un ciclo che sta finendo e rischia di lasciare qualcosa che non è all'altezza delle aspettative di chi, come noi tutti, abbiamo vissuto momenti tragici, difficili in questi ultimi 30 anni, mi verrebbe da dire. La questione culturale io la sintetizzerei così. Noi siamo passati da un'antimafia eroica perché solitaria, cioè vissuta, portata avanti da pochi eroi coraggiosi, molti dei quali poi hanno perduto la vita, a un'antimafia direi diffusa e plurale, il che è un bene, inutile fare una citazione classica, che gli eroi è bene che una società avanzata, democratica, non li abbia. Però questa antimafia diffusa e plurale non ha coinciso con, cioè non ha portato con sé un'antimafia pluralista, che è un'altra cosa. Antimafia pluralista significa che nessuno può dire l'ultima parola, che ciascuno nel proprio settore, magistrati, pubblici ministeri, giudici, professori universitari, politici, Parlamento, non hanno il titolo e l'autorità per dettare l'ultima parola. Direi che sarebbe necessario avere più autorevolezza e meno autorità. Siamo invece in un contesto in cui questa pluralità non ha prodotto pluralismo e vedo il bicchiere mezzo vuoto adesso. Ha prodotto invece, non so come definirli, dei blocchi organizzati che rischiano di trasformarsi in un'antimafia degli interessi. E noi questo lo dobbiamo evitare. Sono interessi legittimi, stiamo attenti. Possono essere gli interessi del no profit, diventare meno no profit e più impresa. Può essere l'interesse di Confindustria, no? A avere un'interlocuzione sui beni confiscati e allora
si lancia il messaggio più manager nella gestione delle aziende, vero, giusto, ma pur sempre dentro un quadro in cui, ad esempio, in un'antimafia pluralista dove ciascuno può dire la sua, un quadro in cui bisogna sempre tener conto che l'amministrazione dei beni è un'amministrazione prima della confisca definitiva per conto di chi spetta, cioè noi prima della confisca definitiva dobbiamo sempre tener conto che il bene che lo Stato gestisce attraverso i suoi magistrati lo gestisce con rispettando principi di terzietà, perché non si sa a chi andrà a finire questo bene, quindi è importante che si rispettino questi principi di base. Questo ho fatto qualche esempio così, ma poi c'è l'antimafia degli interessi giornalistici, l'antimafia degli interessi politici. Ora, questa questione culturale va affrontata, dobbiamo anche uscire un po' dalle nostre prudenze, perché diversamente noi ci troveremo a breve di fronte a sorprese anche spiazzanti. Intanto dobbiamo osservare che i processi di riforma che si sono attivati stanno rimanendo al momento avviluppati dentro un circuito tecnocratico che non consente a tutti di dire la propria sulle scelte che si fanno. Anche la Commissione Fiandaca è un circuito tecnocratico, si badi, ma la Commissione Fiandaca, se Dio vuole, poi spero che il prossimo ministro sarà in grado di, vorrà sottoporre queste proposte al Parlamento, che per me rimane ancora l'unico posto, insomma, dove le scelte vanno fatte. Ecco, questa antimafia e gli interessi invece può determinare dei cortocircuiti molto gravi, in cui attraverso forme tecnocratiche e considerate neutre, invece portino decisioni su cui tutti noi dovremmo essere chiamati a dire la nostra, e senza la pretesa di dire l'ultima parola, perché per me ne è venuto uno 2000 anni fa con la verità, il resto poi sono questioni opinabili. Detto questo, scusate la genericità, però davvero vi invito a riflettere su questa questione. C'è una questione culturale che oggi, domani o dopodomani saremo chiamati ad affrontare, e cioè di un'antimafia, adesso è di moda, semplice e coraggiosa, io direi nuova, intelligente, e intelligente perché pluralista, ecco, dove non c'è autorità ma c'è autorevolezza, quando c'è. Detto questo, sulla questione specifica su cui non riesco a parlare, se mio maestro parla io non, cioè, è un fatto proprio da... tornando alla questione più specifica dei rapporti tra mafia e impresa, soprattutto agli strumenti che il nostro ordinamento e la nostra cultura ha attualmente a disposizione per affrontarlo. Noi siamo partiti dentro la Commissione, all'interno della Commissione, da una presa d'atto che gli strumenti ci sono, e che il primo obiettivo, prima ancora di occuparsi della gestione dell'azienda già sequestrata, è quello di evitare che i nodi tra dei rapporti tra mafia e impresa vengano al pettine. Cioè, come evitare e fare davvero prevenzione, perché vedete, noi possiamo continuare a abbracciarci all'etichetta della prevenzione antimafia, del procedimento di prevenzione, e io rimango fedele perché vedo già uno sguardo severo, diciamo, delle amazzoni della prevenzione, ma è vero anche che quando noi arriviamo a sequestrare un'azienda e poi a confiscarla, in fin dei conti già abbiamo perso una battaglia. L'abbiamo persa perché era necessario sequestrarla e confiscarla, però in termini sistemici già
abbiamo perso una piccola battaglia. Quindi la prima preoccupazione che abbiamo cercato di affrontare all'interno della Commissione è se il nostro sistema vada flessibilizzato nel senso di impegnarlo molto di più sulla prevenzione in senso stretto, cioè come evitare che forme di infiltrazione nel mondo dell'economia, in particolare nel mondo dell'impresa, si consolidano a tal punto da poi rendere necessario il sequestro, la confisca che, ricordo a tutti, ma forse è superfluo, ha come presupposto che l'azienda stessa sia frutto di provento, sia un provento illecito. In qualche modo ci sono stati degli slabbramenti, ecco, in questa concezione, legittimi figurarsi, non mi permetterei, però insomma l'idea è questo, nel senso che a parte le aziende che nascono con capitali criminali o che vengano poi diventino preda delle organizzazioni criminali, le misure di prevenzione col sequestro e la confisca hanno anche aggredito imprese il cui fatturato magari per una cointeressenza costante e perdurante con le organizzazioni criminali sia diventato in gran parte frutto di questi rapporti, il che è un passo in avanti nella interpretazione un po' dei requisiti oggettivi che il nostro sistema fissa, però va bene così. Ma tornando alla questione di base, come evitare che imprese che oggettivamente entrano in contatto con le organizzazioni criminali e che evidentemente hanno un interesse a entrare in affari, in contesti di commistione, di complicità, di connivenza con organizzazioni criminali, vengano tirate fuori e dal mio punto di vista salvate. E qui il nostro ordinamento ha due morsi, ha una tenaglia piuttosto robusta. Un lato è costituito dalla prevenzione giurisdizionale, la prevenzione che coltivano i nostri magistrati del Tribunale della Prevenzione, l'altro, ancora più anticipato, è lo strumento della prevenzione amministrativa, quello delle interdittive prefettizie. Sono due morsi anche abbastanza aggressivi. Quello delle interdittive prefettizie addirittura è ancora più anticipato rispetto a quello delle misure di prevenzione, perché come sapete l'interdittiva viene emessa dal prefetto una volta che venga riscontrato il pericolo di infiltrazioni tendenti a condizionare l'attività dell'impresa stessa. Quindi è un intervento molto anticipato. Anche le misure di prevenzione, oltre il classico sequestro e la classica confisca, hanno a disposizione uno strumento molto anticipato, che la cui attivazione non presuppone quel requisito così pregnante della derivazione dell'azienda da proventi illeciti, che è l'amministrazione giudiziaria cosiddetta, prevista, disciplinata dall'articolo 34 del codice antimafia, poco praticata, di recente un po' in auge. Il presupposto di questa misura è che gli investigatori accertino la sussistenza di una forma di agevolazione anche solo oggettiva tra le attività di un'azienda, un'attività economica e interessi criminali. In questo caso l'intervento dovrebbe essere meno invasivo, meno massiccio rispetto al sequestro. Si tratta di una sospensione dall'amministrazione dei beni aziendali con la nomina di un amministratore che però, ecco, ha come obiettivo, dovrebbe avere quello, l'obiettivo di nel giro massimo di 12 mesi di bonificare l'azienda e restituirla al mercato. Quindi vedete, sono due presidi piuttosto importanti.
La realtà però con cui ci siamo misurati dentro la commissione Fiandaca è che questi strumenti, soprattutto l'articolo 34, cioè l'amministrazione giudiziaria, è uno strumento poco praticato dalle giurisdizioni italiane, e che le interdittive sono molto praticate, ma creano spesso molti più problemi di quelli che sono chiamate a risolvere. E c'è un filo rosso che li lega, cioè il nostro ordinamento è in grado di intervenire tempestivamente per recidere, per colpire il legame tra attività economiche e imprenditoriali e interessi mafiosi, ma non è in grado di offrire una via d'uscita una volta che si è prodotto l'intervento. Se pensiamo che entrambi i lati della tenaglia, cioè entrambe le tenaglie, sono strumenti comunque molto anticipati, che non hanno alle spalle il presupposto di una commistione talmente profonda da poter dire che l'azienda è irrimediabilmente pregiudicata, cioè è nelle mani della criminalità organizzata, voi capite che allora questo determina una simmetria inaccettabile, cioè noi siamo in grado di colpire severamente, direi con la cavalleria, forme di commistione non così gravi, ripeto, da determinare un sequestro e una confisca, e quindi il sistema prende atto che ci sono forme affievolite di contiguità che giustificano un intervento meno invasivo, ma non abbiamo strumenti, non offriamo strumenti alle imprese per uscire fuori da questo contesto, con il risultato di una moria ingiustificata in giro per l'Italia, di aziende colpite da interdittive che rimangono in un limbo indecifrabile, che non sono né mafiose né sono pulite, né, non sono nulla. La realtà è che hanno crolli di fatturato immediato, soprattutto sono aziende che lavorano quasi esclusivamente nel settore pubblico, perché non, ma con una serie di effetti a catena che, se c'è qualche imprenditore in sala, conosce molto bene: il sistema creditizio scappa, eccetera, eccetera. Così anche per l'amministrazione giudiziaria, cioè noi abbiamo uno spazio di 12 mesi che è un po' ristretto, e non abbiamo strumenti specifici di cui la magistratura e i coadiutori della magistratura possono utilizzare per davvero operare. Già ho finito? 5 minuti? Ah, io allora sto invecchiando, non mi rendo conto, sono logor. Vabbè, la risposta, vabbè, ci siamo chiariti su qual è il problema. Allora, la commissione Fiandaca ha cercato di dare due risposte a questi due problemi. Uno, sulle interdittive. Adesso questi due mondi, della prevenzione giurisdizionale e della prevenzione amministrativa, tra l'altro comunicano ufficialmente, perché col codice antimafia le interdittive vengono comunicate a diverse autorità giudiziarie, tra cui l'autorità giudiziaria che ha per competenza le misure di prevenzione. Per le interdittive bisogna, e noi lo proponiamo, costruire una via d'uscita regolata, intanto lavorando a monte, chiedendo ai prefetti che obbligatoriamente sentano la parte interessata prima di emettere interdittiva. Per esperienza nostra di studio e di ricerca ci siamo resi conto che tante questioni sono state risolte prima, con una semplice, seppur approfondita, analitica audizione. La grande impresa o la media impresa è stata messa nelle condizioni di acquisire la consapevolezza dei problemi all'interno della propria organizzazione, si risolvono e si va avanti. Dopo però abbiamo previsto, una volta che l'interdittiva è stata emessa, una più strutturata, perché adesso è totalmente non regolata, forma di aggiornamento. Cioè le imprese
possono chiedere l'aggiornamento e il prefetto ha il dovere di rispondere entro 90 giorni, ma l'azienda non può chiedere un aggiornamento così, in bianco. Deve presentare una attività documentata grazie alla quale il prefetto può registrare un cambio organizzativo, una modifica dei comportamenti dell'azienda tale che giustifichi il rilascio della liberatoria. Abbiamo fatto un riferimento anche ai modelli di organizzazione ex 231 e ad altri parametri di cui di fronte all'obiezione che qualche prefetto in giro per l'Italia ci ha mosso, cioè ma noi come facciamo a verificare che questa azienda realmente non è una reazione solo cartacea, perché questo lo dico a Confindustria che non fa male, le aziende in Italia, non in Sicilia, in Italia i modelli di organizzazione l'hanno considerati una sorta di diciamo adempimento cartaceo, no? Una compliance di carta. Ecco, di fronte a questa obiezione ho detto bene, il prefetto mantiene i poteri di accertamento avvalendosi dei gruppi interforza. Io faccio la domanda, dico quello che ho fatto, io verifico attraverso i poteri di accertamento. Questo sul versante delle interdittive. Sul versante delle misure di prevenzione noi pensiamo, abbiamo concepito un ulteriore strumento oltre all'amministrazione giudiziaria, e cioè un istituto che abbiamo definito controllo giudiziario e che dovrebbe essere disposto dal Tribunale di fronte a forme di collusione e agevolazione non più durature, e cioè presupposto per l'amministrazione giudiziaria ex 34 vigente, ma occasionali e però tali da da indurre che vi sia un pericolo concreto di condizionamento. Di fronte a questo presupposto, il Tribunale applica questo istituto del controllo giudiziario che, a differenza di tutti gli altri, non determina lo spossessamento gestorio dell'azienda, ma il semplice controllo attraverso la nomina di un commissario giudiziario che svolgerà una funzione, dovrebbe svolgere una funzione, noi l'abbiamo definita di vigilanza prescrittiva. Cioè, la società rimane con i suoi organi, ma questo convitato di pietra che osserva ha poteri cognitivi, no? E in stretto raccordo col giudice delegato può anche consigliare, ma diciamo è una, sono queste sono proposte che non si possono rifiutare, ecco, di modificare magari assetti organizzativi per sottrarre l'azienda da questa situazione di commistione di interessi che ha giustificato l'applicazione del controllo giudiziario. Ultimo punto che penso di interpretare anche il pensiero del Presidente, dei colleghi della Commissione Ministeriale, è forse la punta più innovativa. Noi abbiamo previsto che l'azienda colpita da interdittiva, oltre a avere la strada della istanza di aggiornamento regolata, nel senso che vi ho detto, fermo restando il potere, il diritto di impugnare di fronte al TAR, ma sapete quale tragedia l'impugnazione di fronte al TAR, per il TAR, per chi impugna, per il Consiglio di Stato, cioè cose inenarrabili, lavori che si fermano comunque. Ecco, fermo restando che la via giurisdizionale è sempre lasciata integra, noi prevediamo che l'azienda colpita da interdittiva può, su istanza propria, liberamente, chiedere al Tribunale competente alla prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario, cioè di questa forma meno invasiva, più flessibile. E una volta disposto il controllo giudiziario, ipso iure gli effetti dell'interdittiva vengono sospesi. Quindi l'idea è: tu hai un problema, evidentemente non è un problema che giustifica l'adozione di strumenti diciamo di una certa rilevanza come sequestro e confisca, ma l'emissione di un'interdittiva, c'è un interesse pubblico a proseguire i lavori,
ma anche a evitare infiltrazioni, l'azienda, che non ha eccessivi problemi, evidentemente, chiede al tribunale di essere aiutata attraverso un commissario giudiziale a trovare le soluzioni organizzative che neutralizzino l'infiltrazione avvenuta e evitino infiltrazioni future. Tutto continua come prima e io penso che da questo punto di vista il sistema ci guadagnerebbe in credibilità. Certo, un modello del genere verrebbe a dire con l'antimafia, diciamo, dire, dei comunicati stampa, dei Twitter, degli SMS, dei libri Mondadori, Garzanti, ha poco a che vedere, io me ne rendo conto, sono cose serie queste, vanno discusse, però mi pare che questa potrebbe essere, ecco, l'apertura di un ciclo nuovo dopo 30 anni, con cui si potrebbe anche onorare meglio di altre iniziative la memoria dei nostri eroi. Grazie.